Partiamo bene, ma non incredibile, perché alla fine il lavoro di ogni giorno ti porta il risultato e ti porta delle soddisfazioni. Comunque i risultati durante le gare non è che ci interessano a noi, ci interessa soprattutto la crescita dei ragazzi, ci interessa la vicinanza con la prima squadra, soprattutto di quelli giocatori fuori quota, quindi D'Agostino, Scorza e Matos, che possono saporire quello che è il calcio professionista. Ci interessa che i ragazzi 2003 sotto età possano riuscire a fare bene, a crescere dentro di un campionato importante come la Primavera 2, e dopo i risultati arrivano se lavori bene. Non sono uno che crede nel risultato non meritato, credo in quello che deve guadagnarsi ogni giorno, in quello che si deve meritare. Quindi, secondo me, quello che abbiamo fatto fino adesso è sempre per la crescita di loro, però soprattutto per portare avanti un progetto dentro dell'Ascoli Calcio che ci porterà, mi auguro così, delle soddisfazioni importanti con questo settore giovanile. Sembra una frase fatta, ma non la guardo. Non guardo la classifica, non guardo chi c'è dietro, davanti, a fianco nostro, guardo soprattutto il nostro lavoro e la nostra crescita come gruppo. E quello che abbiamo fatto lo sappiamo, mancano due partite, non solo Trapani, manca anche il Cosenza come andata, quindi concludere bene, fare ancora la crescita, tre partite, un mese di lavoro, abbiamo fatto tante cose, abbiamo utilizzato due schemi di gioco, barra tre, abbiamo fatto, come ho detto, esordire i giocatori, la squadra sta crescendo soprattutto nella manovra e anche nell'arrivare in area avversaria, che questo ci mancava, perché di quello che facevamo, delle occasioni che riuscivamo a fare, facevamo pochi gol. Quindi anche per gli attaccanti questo è positivo, però come ti ripeto, non guardiamo la classifica, non guardiamo l'avversario, guardiamo la nostra crescita, quello che abbiamo davanti e ogni domenica provare a cambiare le carte, solo quello. Io quando arrivo qua, ovviamente senza criticare, senza dire niente del lavoro che è stato fatto prima, io mi trovo giocatori che a me mi dicono: questi fanno questo ruolo, Intignacelli ha fatto il terzino, Pulsoni faceva la mezzala, ognuno ha la sua visione, ognuno vede il calcio in una determinata maniera e quindi la crescita del singolo viene per la crescita del gruppo. È vero che sono contento soprattutto del gruppo che già da 4 anni che gioca in questo settore giovanile, quindi Maurizi, Pulsoni, Lenocci, Felicetti, Alessandretti, Intinacelli, quindi loro meritano più di altri sicuramente che sono arrivati nell'ultimo momento, meritano questo momento di forma, questi risultati, però soprattutto sapere che quando i giornalisti o quando gli avversari parlano del singolo, parlano perché la squadra fa bene, perché crescono dentro di un organigramma, di un'organizzazione calcistica che si lavora tutti i giorni. Quindi a me non mi piace parlare del singolo, mi piace parlare delle buone prestazioni che fanno, grazie alla disposizione che mettono tutti verso la squadra. Inizio dai più piccoli, l'Under 15 è una squadra che fa per prima volta campionato agonistico, una squadra che dentro del modello di gioco che noi stiamo provando a fare qui a Ascoli, dentro de tutta la metodologia, dentro di de tutte le idee, stanno crescendo tantissimo. Ho potuto vedere 4 partite, e quella che mi ha sorpreso di più per l'avversario, cioè, era quella contro la Roma. Ho visto delle grandissime azioni, della intelligenza nel gioco, della comprensione di quello che devono fare. Ovviamente ad oggi sono indietro a livello fisico, però quello quando arrivano a 18 anni si mettono in parità, quindi lo che ci interessa a noi è la crescita. E quindi sono molto soddisfatto del lavoro che stanno sviluppando nell'Under 15. L'Under 16 ho visto un po' di più, ho visto 6 partite. È vero che loro hanno faticato un po' all'inizio perché provano delle cose che gli avversari li cambiano ogni domenica, perché stanno provando a fare come gli altri, con la nostra metodologia, la manovra, partire dal basso e tutto quanto, però le squadre se le chiudono dietro e quindi hanno fatto un po' di fatica soprattutto a gestire le ripartenze. Però mi auguro che
che il girone d'andata sarà molto meglio perché anche con Luca Pieri parlo spesso, si sono messo a disposizione dal primo giorno e stanno crescendo anche nella gestione dell'allenamento, nella metodologia, secondo me arriveranno in porto. E dopo l'Under 17 si sono ripresi alla fine, hanno avuto qualche sconfitta, dal mio punto di vista, anche buona perché l'ha fatto crescere, però dobbiamo parlare anche dei giocatori 2003 che 7-8 si allenano tutte le settimane con noi, quindi stanno a cavallo tra primavera e under 17. Per loro è anche un anno difficile. Comunque, stiamo facendo un lavoro anche importante con il loro staff per guidare bene questa metodologia. E ovviamente mi auguro che possano raggiungere l'obiettivo a fine campionato e soprattutto vedere che tanti 2003 stanno anche partecipando in primavera, vuol dire che anche la società ha fatto un bel lavoro di scouting perché ci sono anche giocatori che sono arrivati quest'anno che già sono quasi pronti per fare questo salto.